A Molfetta presentate l'Ecclesia di 2016, le Olimpiadi dei gruppi ecclesiali della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, una manifestazione giunta alla 11ª edizione. La fiaccola olimpica sarà accesa domenica 10 aprile in piazza Municipio a Molfetta dal vescovo Monsignor Domenico Cornacchia, alla presenza di oltre 1000 sportivi provenienti da ben 30 gruppi parrocchiali. Il servizio di Francesco Rossi. Un migliaio di giovani in rappresentanza di una trentina di parrocchie animeranno questa iniziativa straordinaria di sport e di vicinanza. Sì, in effetti siamo alla 11ª edizione. L'ultima è diciamo a scadenza biennale, però le prime sono state annualmente realizzate. In effetti diciamo che abbiamo avuto anche dal punto di vista del direttore nazionale dell'ufficio pastorale tempo libero, sport, turismo, e hanno apprezzato questa iniziativa che comunque vede veramente non soltanto il numero delle persone ma anche il frutto, e cioè che c'è un'amicizia che si coltiva sempre di più. C'è anche la possibilità per molti per conoscersi e apprezzarsi, stimarsi, amarsi. I valori dello sport che vincono? Sono questi appunto, la comunione con i gruppi e soprattutto capire che lo sport serve per crescere interiormente, anche conoscendo il corpo e conoscendo anche lo spirito. Ecco. Abbiamo aderito a questo diciamo, progetto che lo fa quasi ogni anno la diocesi, perché noi siamo città europea dello sport 2016 e meglio di questa occasione non poteva essere, e iniziamo subito con questi ecclesiadi. Poi avremo tutta una serie di altre manifestazioni dove in essere proprio nel contesto cittadino sarà lo sport, il primo attore, l'attore principale. Ecco, questo progetto internazionale di capitale europea dello sport, possiamo dire, ecco, è sicuramente significativo. Ma certamente per lo sport, inteso come sport per tutti, è significativo. Noi avremo tutte le manifestazioni che stiamo programmando il 18 mattina, faremo la presentazione con la presenza del presidente dell'ACES, professor Gianfrancesco Lupatelli, e presenteremo il nostro programma, una parte del programma, perché poi in essere metteremo su altre manifestazioni di carattere più che altro agonistico. Invece adesso è lo sport per tutti, proprio come inteso sport per disabili, bambini, anziani, la partecipazione massiccia della città.